La raccolta poetica I Canti di Giacomo Leopardi ha avuto tre edizioni. L'edizione fiorentina del 1831, quella napoletana del 1835 e un'edizione postuma del 1845 curata dall'amico Antonio Ranieri e pubblicata dall'editore Lemonnier. Dalle date di edizione e di pubblicazione possiamo notare come l'idea di un libro che raccogliesse in modo unitario tutta la produzione lirica di Leopardi prenda corpo solo a ridosso degli anni 30. Un dato oggettivo questo che conferma l'idea di una poetica in continuo movimento che si riflette peraltro nella struttura e nell'ordinamento del libro. L'opera, che raccoglie 41 componimenti, può essere suddivisa al suo interno più o meno in 6 sezioni. 3, tuttavia, sono i blocchi più importanti. Il primo è costituito per lo più dalle cosiddette canzoni civili, come All'Italia, sopra il monumento di Dante che si preparava in Firenze. A queste si affiancano componimenti come L'ultimo canto di Saffo e Bruto minore, incentrati sul tema dell'infelicità e delle illusioni, del caro immaginar, reso impossibile dall'arido vero. Il primo blocco risale agli anni tra il 1818 e il 1822. Il secondo è composto dagli idilli, detti convenzionalmente piccoli idilli, in tutto 5, tra i quali L'infinito e La sera del dì di festa. Le differenze rispetto alle canzoni sono evidenti sia dal punto di vista tematico che formale. Ai temi storici e politici subentrano argomenti privati ed esistenziali, invece del linguaggio aulico solenne ricco di latinismi e caratterizzato da una sintassi molto complessa, negli idilli prevale una sintassi piana, distesa, quasi lineare. Anche questo blocco risale alla prima fase della produzione lirica di Leopardi. Il terzo è costituito dai canti pisano-recanatesi, un titolo voluto dallo stesso Leopardi e che si deve a una ragione strettamente biografica. Si tratta di poesie composte tra il 1828 e il 1830, cioè tra la fine del soggiorno a Pisa e il ritorno a Recanati. Pur richiamandosi agli idilli giovanili, i canti di questa sezione, tra i quali il celebre A Silvia, presentano una Recanati trasfigurata nel passato, che viene recuperato attraverso la memoria. L'io poetico racconta sempre avventure del proprio animo, cioè esperienze personali, ma esse, a differenza di quanto avveniva negli idilli, diventano esperienze in cui egli si fa portavoce di un destino comune, del destino di sofferenza che lo accomuna a tutti gli altri uomini. Il culmine di questo processo di universalizzazione si manifesta nel canto notturno di un pastore errante d'Asia, in cui la voce narrante non è più quella dell'io poetico, ma di un pastore cui è affidato il compito di portavoce delle domande di un'intera umanità infelice.